Tutto è cominciato quest'estate quando ho ricevuto una telefonata che mi ha molto preoccupato, dove mi veniva comunicato di aver subito una contaminazione da plutonio attraverso inalazione. Com'è successo? Durante una normale lavorazione nel centro nucleare della Casaccia, presso l'impianto plutonio, siamo stati interessati con altri colleghi dal rilascio di plutonio. Plutonio volatile da un'apparecchiatura contaminata. Siamo molto preoccupati, speriamo di non fare la fine dell'Irtienco. Centrina della Casaccia, a pochi chilometri da Roma, in questa struttura c'è uno dei vecchi impianti nucleari italiani. La testimonianza che avete ascoltato è stata registrata in anonimato perché il lavoratore contaminato teme conseguenze, come altri in questo servizio, per la sua dichiarazione. E il suo racconto ci ricorda anche come le scorie radioattive siano ancora un problema aperto per il nostro paese, a 20 anni dal referendum dell'87 con cui l'Italia ha detto no al nucleare. Come avete fatto a scoprire, a capire da dove veniva questa contaminazione? Perché non c'era nessun riferimento preciso sul luogo in cui potevate esservi, contaminati. Beh, data la nostra conoscenza dell'impianto e la nostra esperienza, siamo andati a ricercare le apparecchiature un po' più a rischio, quelle più vecchie, quelle che a nostro avviso avessero più probabilità di rilasciare del materiale contaminato. E con una tecnica molto semplice, quella di strofinare un Kleenex sulle superfici e poi di conteggiarlo con uno strumento che rileva le radiazioni alfa, ci siamo fatti un po' tutti i laboratori dove avevamo lavorato negli ultimi tempi. Quindi avete trovato voi questi punti, questo punto critico. Eh sì, quello l'abbiamo trovato noi dipendenti. Ad effettuare la dismissione degli impianti nucleari nel nostro paese e a garantirne la sicurezza è la Sogin, una società per azioni a capitale pubblico. La Sogin, che abbiamo interpellato, ritiene che la dose assorbita dai dipendenti nell'impianto plutonio sia molto bassa e la situazione sotto controllo. Non sono d'accordo i 7 lavoratori coinvolti e i sindacati che hanno denunciato il fatto e temono gli effetti a lungo termine dell'inalazione di plutonio dovuti alla tossicità biologica. È come se sedessimo su una bomba d'orologeria che può, in qualche modo deflagrare da un momento all'altro. In allarme anche la popolazione locale. Siamo talmente preoccupati che abbiamo intenzione di organizzare un osservatorio per la trasparenza, per avere informazioni certe, chiare, da strutture pubbliche e che riunirà sia tecnici che associazioni ambientaliste che ovviamente cittadini e istituzioni locali. Giovanni è un nome fittizio, è un esperto ex Enea che conosce molto bene l'impianto nucleare della Casaccia. Lei parla di grave carenza gestionale, perché? Carenza gestionale è stata dimostrata non solo da un controllo superficiale delle apparecchiature più a rischio. Infatti, tra di noi, tra gli addetti ai lavori, già da tempo avevamo messo in guardia che si sarebbero potute verificare situazioni anomale e comunque pericolose. Ma è dimostrata anche, a mio avviso, da come è stata gestita la vicenda dopo la contaminazione. In che senso? Beh, non sono state sospese le attività dell'impianto, non è stato interdetto l'accesso del personale ai laboratori nella zona controllata, non sono stati imposti indumenti protettivi, tipo ad esempio le maschere, non è stato convocato, con la dovuta immediatezza il collegio dei delegati alla sicurezza ed inoltre la causa della contaminazione è stata individuata dopo circa 3 mesi per iniziativa degli stessi dipendenti contaminati e questo io ritengo che sia inammissibile per un impianto nucleare.
Dal Lazio siamo passati in Piemonte, a Saluggia, che è un comune del Vercellese dove c'è il più grande deposito nucleare italiano con migliaia di metri cubi di rifiuti radioattivi, che anche qui determinano innumerevoli problemi. Oggi ci troviamo a Saluggia, in provincia di Vercelli, dove qui è emergenza acqua contaminata. Il rapporto dell'ARPA, consegnato oggi all'assessorato ambiente della regione Piemonte, evidenzia per la prima volta la presenza di una contaminazione da radionuclidi artificiali nella falda acquifera superficiale, a 7 metri di profondità, nei pressi della piscina nucleare dell'impianto Eurex di Saluggia. L'ultima brutta notizia, come avete sentito nel filmato prodotto dal Comitato Locale contro il Nucleare, è arrivata la scorsa estate, proprio dalla piscina del centro atomico Eurex, che contiene le scorie. Questa piscina, che è una piscina di vecchio tipo, al suo interno costruita in cemento, con un intercapedine altrettanto in cemento, e si è rivelata essere... forata, essere non più rispondente ai requisiti di tenuta originari, tant'è che nell'intercapedine è stata trovata dell'acqua proveniente dalla piscina. Quello che mi preoccupa è il pericolo, è la pericolosità della situazione. Ma voi siete da parecchio tempo che convivete con questo tipo di realtà, perché in questo momento si è riacutizzata un pochettino? Si è riacutizzato perché sono successi degli eventi che hanno fatto preoccupare fortemente i cittadini in Saluggia. Tutto questo sempre all'insaputa dei cittadini, che devono sapere le cose o dai giornali o in maniera errata tramite dei comunicati. Questa è una zona alluvionale, abbiamo sempre avuto le scorie qui, adesso a maggior ragione le scorie non sono neanche in un sito sicuro, per cui noi vogliamo una soluzione definitiva, ecco. Nella vasca interna sono custoditi gli elementi di combustibile dentro all'acqua, le barre, insomma, le barre di combustibile irraggiate, e nell'intercapedine, in questi spazi laterali, in condizioni di normale funzionamento non ci deve essere liquido. Bene, più di 2 anni fa Sogin ha riscontrato la presenza di liquido radioattivo in queste intercapedini laterali e appena dopo ha riscontrato presenza di radioattività anche oltre al muro esterno dell'intercapedine. Da quel momento era chiaro che la piscina perdeva, anche se non era possibile individuare esattamente il luogo della perdita. Intanto c'è la posizione proprio degli impianti, di tutto il sito nucleare di Saluggia, come potete vedere a pochissimi metri dal fiume, e quindi in caso di incidente chiaramente l'acqua veicola molto più velocemente le sostanze nucleari. Come risolvere il problema? La risposta è arrivata il 27 dicembre scorso con un'ordinanza di Carlo Jean, fino a quel momento presidente di Sogin, che ha stabilito lo spostamento delle scorie in un deposito vicinissimo, denominato Avogadro. La decisione è stato l'ultimo atto di Jean alla guida di Sogin. In quegli stessi giorni il governo infatti ha deciso di chiudere l'era dei poteri straordinari conferiti nel 2003 dal precedente esecutivo a questo ex generale. Ma la sua ultima ordinanza ha avuto come unico effetto quello di avviare nuove polemiche con cittadini ambientalisti. Vediamo perché. Sì, questo è il panettone, la struttura del deposito Avogadro, dove dovranno finire le barre spostate dalla Soring. E questo che vi sta molto preoccupando? La piscina è costruita ancora prima dell'altra da cui vengono tolti, quindi ha sistemi di sicurezza inferiori a quella in cui sono attualmente. Andare a mettere questi materiali radioattivi lì dentro è sbagliato. Due volte è sbagliato perché la posizione di questo deposito è nell'area golenale della Dora Baltea, è sbagliato perché la posizione del deposito è immediatamente a monte dei pozzi del più grande acquedotto del Piemonte. Più in profondità noi sappiamo che ci sono le falde acquifere che portano a dove pescano questi pozzi dell'acquedotto del Monferrato, che vanno a servire 105 comuni del Monferrato. Qui in riva al fiume ci sono i depositi di scorie radioattive. Qui c'è la piscina dell'impianto Eurex, che attualmente sta perdendo liquido radioattivo. Si vogliono trasferire le barre di combustibile da questa piscina al deposito Avogadro,
che è questo, che è all'interno di un sito industriale. E quelli più arrabbiati infatti sono proprio i dipendenti del sito industriale, denominato Sorin, che hanno cominciato a raccogliere le firme contro l'ordinanza. Il sito in cui si vuole portare queste barre è proprio all'interno di uno stabilimento biomedicale che è il più grosso d'Europa. Ti posso far vedere quello che si scriveva nella 13ª legislatura, la commissione parlamentare per il ciclo dello smaltimento dei rifiuti, in cui si evidenziava che per quanto atteneva all'Avogadro questo stabile era già vetusto e la precarietà delle strutture si manifestava allora, nel 2001, con perdite di acqua verso l'Intercapedine. A Saluggia così sono ripartite le iniziative di protesta, l'ultima manifestazione qualche giorno fa. In prospettiva però la soluzione proposta è quella di portare le scorie all'estero, un accordo italo-francese scaturito dopo il fallimento nel 2003 dell'ipotesi scanziano-ionico come unico deposito nazionale, prevede che le scorie radioattive italiane siano mandate in Francia. La consegna è programmata sulla carta a partire dal 2007 e dovrebbe concludersi prima del 31 dicembre 2015. Un'operazione possibile in tempi brevi? Non ci sono ancora i CASC, ovvero le strutture che dovranno servire per spostare le barre da questo contenitore alla Francia per il riprocessamento, perché ci sono delle regole internazionali che prevedono degli standard di costruzione di questi CASC. Si dice 2-3 anni per la costruzione, ma come vanno le cose, poi da 2-3 anni si può passare anche in un deposito molto più lungo. Poi però i materiali radioattivi verrebbero trasferiti definitivamente in Francia. Invece no, perché il contratto prevede appunto il trasferimento in Francia, il trattamento e il ritorno successivo in Italia. Quindi noi diciamo tanto vale che si ragioni subito sull'individuare una località dove depositare le barre già da subito. Nel contratto c'è scritto infine che i francesi, prima di restituirci le scorie, riprocesseranno il nostro materiale radioattivo. Cosa significa? Il riprocessamento significa produrre uranio e plutonio, quindi produrre altro materiale per altri procedimenti nucleari e soprattutto produrre anche un materiale qual è il plutonio che si ottiene solo dal riprocessamento, non esiste in natura ed il plutonio serve per fare le bombe atomiche. Quindi Per scopi militari. Dunque, eredità nucleare difficile da gestire, mentre oltretutto la Sogin, in attesa di nuovi vertici dopo la conclusione della presidenza Jean, si trova da tempo al centro di numerose critiche, come dimostra la proposta dell'onorevole Alejandro Longhi e di altri 55 parlamentari per una commissione d'inchiesta sulla società, che nasce da numerose interrogazioni parlamentari dello stesso onorevole. Chiedevo chiarimenti sulle consulenze facili, chiedevo chiaramente perché il generale Jean è stato nominato commissario straordinario per il nucleare dal governo Berlusconi, era anche presidente della Sogin, chiedevo se gli appalti erano stati fatti gare pubbliche, di cui dubito, oppure relative dirette, chiedevo conto anche delle assunzioni facili. Chiedevo conto di un'azienda che pagano tutti gli italiani attraverso la bolletta dell'energia elettrica che spende dai 120 ai 150 milioni di euro all'anno. Ecco, un bilancio estremamente esoso, insomma. Molto alto. Secondo lei c'è un rapporto equilibrato tra quello che la Sogin otteneva in termini di finanziamento e i risultati che sono stati ottenuti? Beh, mi sembra che le centrali nucleari siano ancora al loro posto, non siano state smantellate, mi sembra che le scorie radioattive non siano state ancora neutralizzate. Io credo che ci sia bisogno della commissione d'inchiesta per andare a vedere come sono spesi i soldi degli italiani in questi ultimi anni e se sono stati spesi male o sperperati, che siano restituiti da quelli che hanno amministrato male, con dolo o senza.